Come vi chiamate? Come dite? Come vi chiamate? Angelo. Angeluccio della Riccia. Di religione? Giudia. Io vado da Abramo. Supplico, fratello, ti imploro, abbi compassione della tua anima. Domine, esaudi orazione mea. Cessa di persistere nelle tue tenebre. Domine, esaudi orazione mea. Accogli la luce di Cristo. Domine, esaudi orazione mea. Muta la tua falsa legge nella vera dottrina. Domine, esaudi orazione mea. Vieni all'ovile di Santa Madre Chiesa. Basta. Io ho stabilito di morire giudeo. Ma così andrai dannato. Non mi importa se sarò dannato. Io muoio giudeo. Come fate ad essere così determinato? Io credo che il dubbio sia una speranza, amico mio, laddove non v'è che disperata certezza. Chi sei? Sono stato giudeo come te e ho studiato rabbino. Se hai studiato, allora dimmi, che differenza c'è alla fine? Che un cristiano sa di avere un premio o una condanna dopo la morte. L'ebreo no, non ha nulla. Nulla? Nulla. Assolutamente nulla. Ma se non c'è nulla? Perché ci sono stati buoni ebrei allora? Loro sapevano di avere solo quella vita e l'hanno vissuta bene e per questo è diventata d'esempio. Vedi allora che non è vero che non c'è nulla. Il premio per un ebreo è la sua vita stessa. La sua condanna. Eccellenza, vi volevo chiedere perdono, eccellenza. Volevo chiedervi perdono se non vi avessi servito bene nel tempo in cui ho lavorato in casa vostra. Vieni con noi, Angeluccio. Ti scongiuro. No. In questo non vi posso servire, eccellenza. Ora.
guarda! Guarda, guarda. Così, quantunque tutti i fratelli e i padri e l'altra gente abbiano lodevolmente faticato a onore e gloria di Dio e del nostro protettore San Giovanni Battista Decollato, non di meno ebbe infelice esito l'esecuzione di questa giustizia.